Salve Derevelieri, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Overlord 2, come sempre io sono Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'arrivo nel santuario dei nostri cari elfi. E ora più che mai avevamo recuperato i rossi, ma non il loro nido. Quindi... Oh no, non mi va di diventare di nuovo un servente. E lo dovrò diventare per forza. Magnifico. Ogni volta mi aprirai questo. Bene. Andatevi a fare un bel giretto. E non farmi diventare un rosso. Ok. Ma sbaglio, siamo allo stesso dell'altra volta che abbiamo impossessato l'ultima volta. Ok. Ad ogni modo, continuiamo nel nostro percorso. Almeno gli posso dare quest'ordine. Fantastico, ok. Perfetto, equipaggiate quello che potete, grazie. Qui abbiamo una barriera. Ma se dico ai rossi di piazzarsi qui, magari. Marroni. No. Addio rossi. Perché mi è venuta questa idea di merda? Perché mi è venuta questa idea? Ah, ma siamo dove eravamo? È raggiunto il termine della distanza della possessione. Ok. Scendiamo tutti. Perché ne abbiamo 6? 3, 4, 5, 6 e 7. Non dirmi che li abbiamo lasciati sopra. No. Allora perché ne abbiamo 9? Tutti. Ma forse perché mi conta il mio che è in possessione, che è come se non lo abbiamo. Ma ad ogni modo, qui che cosa dovremmo fare? Ok, qui abbiamo raggiunto il limite, va bene, ma quindi qual diventa il mio scopo in questo caso? Rosy. Ottimo. Aspetta, forse ho capito. Come ritornavo in me? Ok, perfetto. Me li richiami un attimo tutti. No, dove andate? Dovete venire qua, raga. No, abbiamo sbagliato. Marroni, rossi. Abbiamo drasticamente sbagliato. Hai scelto tutti. Porco Giuda. Però mi dovevi avvisare di questo ruolo, perché noi praticamente dobbiamo impossessare un rosso e dare fuoco al campo. Ma così è un attimo difficile. Ma che fanno? Si stanno suicidando? Non ho capito. Spero di no. No, ok, sono tornati quelli di prima. Porco Giuda, per un attimo mi sono spaventato. Ok, allora mi serve un rosso. Perfetto. Ora potete ballare la macumba e quello che volete. Noi ora ci avviciniamo e preghiamo gli dei che il tutto vada per il meglio. Ok. Seguitemi. No, non sembra che vada propriamente come vogliamo. Ok, forse c'è qualche piccolo questione che stiamo dimenticando. Tutti, Rosy. E come faccio a darvi il compito? Tutti. Tutti. Forse c'è qualcosa che stiamo dimenticando. Magari io non posso andare oltre, ma loro sì. No. Allora abbiamo chiaramente un grave problema. Abbiamo chiaramente un gravissimo problema. Teoricamente già loro così dovrebbero attaccare ogni cosa. No. Sì, ma come faccio a dare l'ordine di... Un solo coso mi servirebbe. Un solo colpetto.
Ma prima di tutto capiamo perché ha messo qui l'ascensore. Forse è una maniera gentile per dire che dobbiamo tornare indietro. Perché in caso... Sì, se lì è la possessione... Beh, non dovrebbe essere difficile tornare qui dove eravamo. O magari dobbiamo continuare il nostro percorso. No, non ha senso. Qui è dove eravamo. Però non capisco perché mi ha fatto scendere, onestamente. O è per farmi capire che devo passare qui? Non capisco. Onestamente non capisco. Quindi, tralasciando il tutto, vediamo di, come dice Stefano nello scorso, nei commenti dello scorso episodio, di sistemare come si deve gli elfi. E prendiamo l'ascensore a quanto pare. Anche se mi sembra un po' il tutto molto strano, ecco. Cioè, mi sento come se ho mancato un pezzo. Che senso aveva mettermi lì lo strumento di possessione? Vabbè. Tu e le tue creature barbariche avete distrutto il nostro villaggio. Ma perlomeno dovrete rispettare il nostro tempio. Il cristallo al suo interno protegge tutte le creature del santuario. Quel cristallo racchiude un grande potere. Un potere che ogni overlord farebbe bene a possedere. Marrone. Ok, perché no? Non è la prima volta che rubiamo un cristallo. Vediamo quindi di continuare. Ok. Ragazzi. Ragazzi. Oh. Perfetto, i campi dovrebbero andare a fuoco a breve. Perfetto. Così almeno ce ne avanza una sola. Ok. Veloci. Dai, Rossi. No, andiamo, siete l'incompetenza fatta persona. Ah, almeno qualcuno sta facendo il suo lavoro. Perfetto, prima che si riprendessero. Almeno di questo vi posso ringraziare, ragazzi. Devo ricordarmi di tenermi così molto ma molto vicini. I nostri amici serventi sono pragmaticamente molto ma molto... stupidi, e questa non sarebbe la prima volta, è ben chiaro che ci rendiamo conto di questa cosa. Però effettivamente potevo fare più attenzione. Ok. Se ve li piazzo qua. No, non colpisco nel grano intorno. Però è come se lo dovremmo attaccare. Ah, ecco che c'è lo scopo. Il cristallo cade così. Appena morta. Ah, dell'assurda magia lucente. Mostra il potere della tua presenza malvagia, signore, e conducilo al lato oscuro. Come? Per curiosità, come dovrei adoperarmi? Ok. Hai scelto tu. Ah, dobbiamo semplicemente proprio distruggerlo così di cattiveria. Ah, ecco perché eravate potenti. La regina Fatia, ti avevo avvertito. E quindi? Intruso. Hai ah, ora te ne sei accorto. Hai rubato la nostra pietra incantesimo e dissacrato questo tempio, portando l'oscurità in un luogo di luce. E oh no. Tu sei punito. Come? Aia. Rossi, marrone. Rossi. No, no, no. Tutti quanti. No. Giù da porco. Perfetto. Tutti. Ora possiamo marciare. Beh, la statua ci fa da ponte. Quindi muovetevi. Aia. Dai. Dai, 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 corri. Corri, 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 corri. Oh. Bene. Trova una via d'uscita. Fuggi da questo luogo orrendo e riporta il nido agli inferi, oscuro principe.
fosse facile, ragazzo, fosse facile, eh. Tu lo dici come se fosse un gioco da ragazzi. Perdonatemi, ragazzi, voi potete morire tutti, ma la mia avarizia mi porta a raccogliere ogni singolo oggettino che incontriamo. Ok. Se non vi dispiace, sarei lieto anche se mi distruggete questa zona. Ok. Possiamo continuare. Ah, quindi quello è il portale. Magnifico. Quello ci darà più mana. Il tuo mana è aumentato, Sire. Usalo saggiamente. Ok, ora abbiamo anche il nido. E potremmo evocare anche i rossi. Ok, e ora qual è il nostro obiettivo? Visita la fucina nelle fondamenta. Ok, ne abbiamo ancora 20, ma quindi noi praticamente scappiamo via dal santuario? Questa fondamentalmente è la tua definizione di completamento? Va bene, anche perché alla fine mi sembra un circolo chiuso. Perché no? Abbandoniamo l'area. Mi sto un attimo guardando intorno per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa. Pare di no. Possiamo ritornare felici e lieti. Devi possedere il nido per evocare i rossi, Sire. Lo abbiamo infatti il nido. Lo abbiamo almeno appena preso. Quindi la regina non l'affrontiamo in questo momento, a quanto pare. Stai agendo con abilità, sì. Ok, vediamo se abbiamo ancora qualche compito legato al santuario. Eccolo. No, ok. Quindi andiamo a visitare la fonderia, come è giusto che sia, per andare a vedere se possiamo compiere qualche piccolo potenziamento alla nostra armatura, nel mentre che loro inseguono dei ratti. Anche perché teoricamente abbiamo anche messo da parte qualche po' di soldini per andare a vedere effettivamente cosa abbiamo. Ok, la piattaforma arriva e andiamo a dare un'occhiata alla nostra bellissima fonderia. Ora che abbiamo i rossi, teoricamente possono accedere, possono accendere le fiamme della fonderia. Rieccoci qui. I rossi hanno acceso la fucina. Germox non sta più nella pelle. Ops, nelle scaglie. Ah. Nel corso delle tue avventure troverai pietre fucina con cui forgiare altri strumenti, Sire. Vediamo cosa hai in serbo per te, Germox. Vabbè, effettivamente questa cosa l'avevamo già vista in nelle espansioni Rising L nell'1. Mentre vediamo i potenziamenti per la torre. Ok, possiamo potenziare i rossi o i marroni. Quindi fondamentalmente andiamo a potenziare il nido. Vieni a... Quindi per ora andiamo a vedere un'occhiata qui su quali potenziamenti possiamo apportare alla nostra bellissimo equipaggio, al nostro bellissimo equipaggiamento. Guarda la lista, poi dici a Germox cosa deve costruire. Ah, l'affettatrice. Con la sua lama affilata, questa spada affetta i nemici. È specialmente efficace con i colpi circolari. Poi Germox costruisce. Invece poi abbiamo la folle. Con quest'arma di malvagia bellezza ridurrà il nemico in poltiglia. Il signore deve portare tesoro e serventi a Germox. Poi Germox costruisce. Ok, però direi che ci andiamo a potenziare prima di tutto i marroni. Perché comunque... Il signore deve portare tesoro. Oddio, sì, ho capito, porco Giuda, Germox. Poi Germox costruisce. Perché dicevo, principalmente i marroni sono quelli che usiamo maggiormente, quindi sì. I marroni sono più forti, signore. Ok, livello 2 dei marroni. Beh sì, vieni, effettivamente quindi andrà a costare ogni volta 1000 in più, da capire qual è il livello massimo. A questo punto suppongo che sia tipo piccoli, ma un 5. Grandi, quindi andiamo a dare un'occhiata anche ai nidi, visto che ci siamo. Il signore deve portare tesoro e serventi a Germox. Ah ecco, non mi partiva la piattaforma. E poi come cazzo fai a stare in equilibrio su quella roba? Solo lui lo sa. Ad ogni modo, però io volevo rileggere le cazzo di riflessioni, ma se me le metti così veloci non riesco minimamente a darci un'occhiata. Preferisco quando scrivono robe simili nelle schermate di caricamento di mettere tipo un pulsante che ci dà la possibilità di skippare e andare direttamente al gioco, oppure fermarci un attimo. È una cosa scontata, però effettivamente veramente pochissimi giochi danno questa possibilità, perché magari nei consigli o semplicemente anche nelle riflessioni, nelle battute che mettono nella sezione caricamento, qualche volta spunta qualcosa di interessante che io vorrei avere un attimo per leggere magari.
mi è crashato di nuovo. Ogni volta che vado in Nidia, ogni singola volta. Rieccoci nel nido ed effettivamente sì, come vedete ha potenziato questa sezione. Ok, apriamo il menu dei marroni. Ah, abbiamo giustamente il la sezione dei persi. Che sono due, però me li fa vedere tutti. Va bene. Magari è giusto non fa vedere l'elenco di quelli presenti e quelli Signore. Assenti. E ora mancano ancora dei miglioramenti per i serventi, Sire. Abbiamo teoricamente il nido dei rossi, che ora sono comparsi. Ora nella che tana. I rossi sono tornati, questo posto sembra più popolato. I rossi attaccano a distanza e sono immuni al fuoco. Vabbè, effettivamente diciamo che questo l'avevamo più che largamente e tranquillamente capito. Ma ad ogni modo diamo un'occhiata al potenziamento, cioè al nido base. L'Overlord! Che più o meno è qui, peccato che non abbiamo una cazzo di visuale completa sulla fontana. Molto... in maniera molto distorta riusciamo a dargli un'occhiata, ecco. Però va bene, il nido non lo vedo effettivamente dove L'Overlord! L'hanno piazzato. Ah, ecco, lì sopra, effettivamente. Anche la prima volta che l'ho venuto sospettavo che l'avrebbero piazzato in questa zona qui. Sì, eccolo lì. Diamo un'occhiata. Ok. Il neonato. Va bene. Quindi ora più che mai direi che possiamo ritornare nella sala del trono e possiamo dedicarci alla presa di Nordburgo. E tra l'altro l'arpa che abbiamo preso nello scorso episodio... Il signore ci ha stupiti. Di un servente ha preso possesso. Tuttavia l'ha presto rilasciato prima che urlasse come un ossesso. Salvo Rossi. Gli amici di fuoco sono tornati. Chissà se le fate han compreso che l'esito della lotta con i rossi son bruciature e sangue rappreso. Ammiratore di fate. In che senso? Il signore ha ucciso una creatura alata dall'esistenza precaria. Non so come facciano a volare. Sembrano troppo tonde per librarsi in aria. Questo è body shaming. Padre di serventi, la forza vitale si ammassa e i serventi vengono generati. Obbediranno al loro signore, massacrando come scellerati. Avrei preferito però se lo facesse tutto in rima. Il suo passatempo preferito è il massacro di creature a lui avverse. Sulla roccia fluttuante i nemici il signore squartava con risa perverse. Presenza! Ma quando finisce questa roba? Presenza malvagia e degli incantesimi, la mia preferita varietà. Puoi soggiogare i nemici oppure ammazzarli senza pietà. Viva la banda! Il povero tremolo suona solo e abilità musicali deve millantare. Ora il signore ha depredato gli elfi e la banda insieme può suonare. Ok. Campo franco. Ora che il signore ha trovato dei lupi, con voi posso essere franco. I marroni sono felici a cavalcioni e il signore è il loro capo branco. Spargi macerie. Sì, tesoro, però non è che ci passiamo c'era l'episodio qui. Un ragazzo di Nordburgo che terrorizzava i locali. Ora il ragazzo si è fatto uomo e complotta piani epocali. Oh beh, questo almeno l'hai fatto in rima. Distruggi santuari. Il signore ha trovato un santuario, luogo di luce magica. L'ha subito distrutto e condotto alla sua sorte tragica. Capo mastro! Seriamente? Il nostro signore ha edificato con volontà e grande energia. Ora la nostra casa è salda e cupa e nessuno ce la porterà via. Oh! Abbiamo terminato, grazie a Dio. Quindi man mano che compiamo delle imprese dobbiamo tornare qui periodicamente per vedere lui che cosa ci dice. Se no rimaniamo ogni volta mezz'ora di fronte fermi all'arpa. Come vedete qui ho aggiunto il pezzo di colonna perché ora siamo... Non mi fido degli imperiali, sono troppo lucci. Dicevo, perché ora abbiamo aumentato il nostro mana e ha aggiunto il pezzo di colonna. E ora finalmente possiamo andare alla nostra Nordburgo.
Ok, e vediamo di rimuovere il fuoco dalla barriera. Anche se a questo punto mi chiedo quando affronteremo la regina delle fate robe simili. Perché in questo momento sembra se la sia data gambe o robe simili. Allora, quel che dicono i paesani è vero. Lo streghino è tornato. Non credere di entrare, sai? Scommettiamo? Le mie truppe imperiali si divertiranno a distruggere te e il tuo esercito. Sarà anche un posto orrendo, ma è il mio posto orrendo. È bellissima questa cosa. Io! Forza! Informazione! Mostriamo il nostro valore! La mente degli umani, come quella dei serventi, è facile da soggiogare. Basta far fuori il loro capo. Quindi mi stai dicendo in maniera gentile che loro chiaramente... I rossi si occuperanno delle barriere in un attimo. Vendetta sarà fatta. Ok, quindi mi stai dicendo in maniera gentile che dobbiamo occuparci del loro capitano. Vediamo se riusciamo a soggiogarlo. No. Non ci riusciamo. Però porco Giuda se è duro. Guardali. Sono allo sbando, come polli senza testa. Ora è più facile affrontarli. Se lo dici tu. Rossi. Ad ogni modo, piazzatevi qui. Iniziate a dare fuoco. Oh, seriamente. Era una strategia brillante. Oh beh, io posso evitare di fare qualsiasi cosa. Alla fine, dandogli fuoco, fanno tutto il resto. Cioè, non c'è bisogno che facciamo nulla. Rimaniamo qui semplicemente a goderci una bella e magnifica carneficina di cosi. Di legionari. Vabbè, sì, diamo un po' un colpo di grazia. Se no, non riusciamo minimamente più a fare nulla. Ok. Ah, ma quindi quando dicevi che andavano allo sbaraglio, nel senso che impauriti non avrebbero fatto nulla. Era questo il senso di allo sbaraglio. Ok, ammetto che inizialmente non avevo propriamente capito cosa intendevano. Va bene, però, va bene. Ok, recuperate quello che potete. Magari facciamo cadere questa bellissima zona. Ok. E potremmo andare a destra. Perché io lì vedo qualcosa di carino. Assorbite il fuoco. Sì, perfetto. Ragazzi, porca puttana, ci mettete mezz'ora a barricata. Cioè, non avremmo proprio pragmaticamente tutto questo tempo. Ok, però gentilmente quello lì lo vedo un attimo fermo. Magari meriterebbe un minimo di essere ricacciato nelle sue terre. Quindi, occupatevi di queste barricate. Sì, che le abbiamo rimosse. Il punto è che vorrei prendere questo triangolo, che così fermo nel bel mezzo del nulla mi dispiace, vorrei preferibilmente portarlo a casa. Ok, vedo che abbiamo due vie. Potremmo tirare dritto per quella barricata oppure fare il giro. Forse ci converrebbe fare il giro, sai? Con questa pietra fucina potrai creare nuovi oggetti. Germox ne sarà entusiasta. Beh, loro sono l'informazione chiusa. Marroni. Forse se andiamo diretti per il punto... Attento, signore! Non è facile seminare terrore se si viene trapassati da parte a parte. Ah, ora capisco. Rossi. Beh, effettivamente Marroni. Aveva il suo gran bel senso. Dobbiamo fare il giro. Per forza. L'unico problema è che purtroppo direi che
Dicevo, possiamo dare una bella occhiata ai commenti dello scorso episodio. Per quanto riguarda Stefano e Dovahkiin, effettivamente stiamo iniziando a sterminare bellamente gli elfi. Il compito sarà quello di ucciderli tutti quanti dal primo all'ultimo. E per quanto invece riguarda le briciole, rispondendo alle briciole nel web, che dice che elfo fattone sembra ambiguo, beh, perché lo è, sono dei maledettissimi elfi hippie animalisti. Solo per questo meritano di essere sterminati. No, dai, scherzo, siamo a favore degli animalisti. A parte ciò, signori, ora come ora, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E nel prossimo episodio ci dedichiamo alla conquista di Nordburgo. Quindi, ora come ora, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.